Il cartello promette, la spiaggia mantiene, ma qualcuno l'ha trovato di cattivo gusto, arrivando perfino a accusare di razzismo il gestore di questo stabilimento balneare di Sottomarina, che da parte sua alza le spalle e ride. E con gli arbitri così, un po' spiritoso. La bella ragazza è una bella gnocca, il bel ragazzo è un bel gnocco, tutto lì. A me piacciono le ragazze. Da una trasmissione radiofonica il caso è rimbalzato sui quotidiani nazionali e c'è chi si è indignato per le frasi scherzose affisse all'entrata. Un'altra sconsiglia l'ingresso a bambini e buzzurri. No bambini, perché non abbiamo giochi, come voi potete vedere. Non è una spiaggia attrezzata per i bambini, ma io amo i bambini. Sono un papà di una creatura di 6 anni. Come possono amare i bambini? È solo che non è adeguata. Qui abbiamo una clientela che va dai 25 ai 60 anni, tutti single, bim bum ba. Sui buzzurri invece il discorso si fa serio. Non discrimino certo la gente in base al denaro che ha nel portafoglio, spiega il 59enne milanese, ma qui si riga dritto. Nessuno si droga e nessuno molesta le ragazze. Qui le regole le faccio io e i miei metodi hanno sempre funzionato da quando sono arrivato nell'estate del 96. Era una zona devastata da droga, devastata da maniaci, devastata da sporcizia, un degrado allucinante. E io, a colpi di mazza, perché non voglio disturbare le forze dell'ordine, perché hanno tanto da fare, e non rientra nella mia mentalità. Io quello che tu vedi qui l'ho fatto tutto io con le mie mani. Metodi spicci che Gianni Scarpa invita a utilizzare anche nei confronti della classe politica italiana. Fino allora avverte sogghignando da sotto la bandana: non voglio sentir pronunciare la parola tasse. La pulizia deve partire dal pulpito, dopodiché tutti noi, ripeto noi, ci adegueremo e saremo orgogliosi di pagare le tasse tutte se il pulpito sarà onesto. Viceversa, dei ladri non possono pretendere un popolo onesto. Tutto lì.